Benedetto sia il nome del Signore, carissimi nella grazia, siamo qua alla città di Pesaro in questa sera per la grazia di Dio a poter condividere questo Vangelo che produce vita, questa parola che ha potenza, perché il Signore scrive nella Bibbia che la parola di Dio è come un martello che spezza ogni ragionamento, e noi crediamo al pieno in questa potenza e preghiamo, Signore, che oggi questa potenza possa far tremare i cuori degli uomini nel sentire la predicazione dell'Evangelo. Pregate per quest'opera, carissimi, nella grazia, affinché quest'opera si diffonde, affinché gli uomini sappiano dell'Evangelo e che la grazia del Signore custodisca i nostri cuori per il giorno con il suo incontro. A Lui sia tutta la lode, l'onore e la gloria. È per questo che ci troviamo qua in quest'ora, a dar lode e gloria al suo nome. Ci sono fiumi di gente. La manifesta per le strade, non in un luogo chiuso. Benedetto sia il tuo nome, Signore. Alleluia. Non pensare a rifacilare il tuo corpo, la tua carne, perché quelle se ne andranno un giorno. Pensa a rifacilare la tua anima e parla con Gesù. Gesù è il cibo della tua anima, è la salvezza eterna, perché l'uomo è fatto d'anima, corpo e spirito. La tua anima ha bisogno della parola di Dio. Amen, alleluia. Sono qua insieme al caro fratello Daniele, il Signore la benedica. Non pensare ad abbellire il tuo corpo e ad accontentare i tuoi occhi, perché Gesù Cristo solo è il sollievo dell'anima tua, perché davanti alla presenza di Dio ogni scienza, ogni potenza è stata data al Figlio, la gloria celeste manifestata nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Gesù Cristo solo è la via, la verità e la vita. Amen, alleluia. Gesù Cristo solo è la parola di Dio. Gesù Cristo solo è il dono di Dio per la conversione e il perdono di voi per tutti. Gesù solo vi perdona, perché il perdono totale è stato dato da Dio, perché Dio il Padre è Lui, e in Lui sono fatte tutte le cose, dalla Genesi fino ad oggi, il dono di Dio è Gesù Cristo, nel Vecchio Testamento era il dono di Dio. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Benedetto sia il nome del Signore. Alleluia. Ha manifestato cose grandi che ancora oggi Cristo Gesù opera. Se tu lo accetti nella tua vita, se tu lo riconosci, tu sei salvato. Tu sei salvato solo ed esclusivamente nel nome di Gesù Cristo. Le statue e le parole non ti salveranno. Le statue e le processioni non ti salveranno. Gesù Cristo solo, così è stato affermato dal Padre, che è la salvezza eterna. Solo in Lui e per Lui che tutte le cose sono state fatte. Ungi, Padre, con potenza queste parole, finché la tua parola giova gioia e salvezza nelle anime dei uomini. Perché solo nel nome di Gesù c'è la salvezza dell'anima. Alleluia. Il nome del Signore che sta per scendere sulla
Israele, ti dà forte le anime di questo mondo, perché il giorno è vero, Signore, del Signore è vicino. Non date per scontato alla parola di Dio, perché un giorno ci incontrerete con essa. Amen, alleluia. Amen. Ravedetevi. Beati coloro che ascoltano, beati coloro che nel Vangelo trovano la vita eterna. Amen. Beati coloro che nel Vangelo trovano il desiderio di conoscere e parlare con Cristo, perché solo nel nome di Gesù c'è speranza. Solo il nome di Gesù ti salva. Solo il nome di Gesù è la saggezza. Il dono di Dio è manifestato nel Figlio e basta. Non in una religione. La religione non è manifestato Dio. Nelle religioni non c'è Dio, ma c'è solo quella, la carnalità dell'uomo. Ecco perché dice: non pregherai sacre immagini, dice il Signore tuo Dio, perché non sono mie. Alleluia. Ma tu devi adorare Cristo Gesù. Daniel, la potenza. Ferma un po' qua. Cristo solo è una speranza eterna. Gesù Cristo solo salva la tua anima. Non ci sono altri mezzi, non ci sono scappatoi, non ci sono altre vie. L'unica via è la salvezza eterna, Cristo Gesù, Signore. Alleluia. Gloria di Dio Padre. Perché molte religioni sono venute nel mondo e si sono formate a solo scopi di guadagno. Ma il vero guadagno di coloro che vogliono salvare l'anima è Cristo Gesù, perché solo in Lui e per Lui che tutte le cose sono state fatte. Amen, alleluia. Tutto è stato fatto per mostrare il Figlio, e negli ultimi tempi il Figlio viene manifestato per mostrare l'ultima cosa di tutti. Nei luoghi chiusi non c'è la presenza. Negli ultimi tempi il Signore dice: io non mi muovo, ma che è la stessa cosa. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Perciò voi che ascoltate, studiate bene le orecchie e non indurite i vostri cuori, perché sono gli ultimi tempi. La conversione dell'anima viene accettando Gesù. Amen. Il nome di Gesù Cristo, accettando Gesù diventa il dono di Dio. Il nome di Gesù Cristo è il dono di Dio. Egli è manifestato per noi e ancora oggi salva, ancora oggi perdona, ancora oggi è la vita inseparabile. Solo nel nome di Gesù Cristo. Abbiate fede nel Signore. La vera fede che ti porterà al regno dei cieli. Alleluia. Perché ogni cosa egli ce l'ha mostrato, facendo prodigi e miracoli. Ha fatto vedere la bontà della parola, ha fatto vedere la maestà della parola. E la parola dice che Gesù è la via, la verità e la vita eterna. E gli uomini, le statue, le immagini. Alleluia. Per la gloria di Dio noi continueremo a predicare l'Evangelo della grazia in queste strade finché il Signore ci darà la gioia e l'onore. E per questo vi chiediamo di pregare per noi, per quest'opera, che il Signore mette la sua mano e porta gli altri operai nella sua messe, perché la messe è grande ma gli operai sono pochi. Per questo, carissimi, la grazia, vi chiediamo preghiere affinché il Signore sorge ancora uomini zelanti e coraggiosi a poter portare l'Evangelo fuori nelle strade. A Dio sia tutta la lode, l'onore e la gloria. Vi salutiamo nell'amore del Signore Gesù.